fatto una bicicletta che, come dice qua, è un tandem dove io sono seduta dietro, no? E qualcuno davanti pedala, no? E vorrei che fosse delle tonalità fucsia per una bambina che ha tanta voglia e tanto desiderio. Per portarla a casa cosa serviva, no? Questa è solo una parte di quello che serviva, chiaramente, no? Serve una famiglia, serve un supporto a tutti quanti, servono dei soldi che devono mettere l'AS, il comune, il territorio, la scuola, la famiglia, no? Cioè, però lei ha bisogno, pensate, aveva 5 anni quando rientrava e poi ha dovuto cominciare a inserire la scuola, per cui l'ASL che si facesse carico, perché la bambina non fa più da sola, no? Cioè, tutte queste, no, vanno controllate, vanno curate, vanno realizzate, non può essere un familiare che si fa carico di tutto questo 24 ore, anche se la mamma e il papà chiaramente una bambina di 4 anni non mollano un attimo, però non si può pensare che abbiamo tanti per la vita a gestire dal mattino alle 6 fino al giorno dopo alle 5 la bambina, no? Bisogna pensare a un'organizzazione, quindi l'ASL attraverso i servizi sociosanitari, no, integrati, deve rispondere garantendo una presenza di personale preparato e adeguato negli orari più necessari. Poi certamente ci devono essere altre persone che accompagnano durante, la bambina non può essere mai lasciata sola, perché se solo salta via il tubo della tracheo la bambina muore, per cui qualcuno deve essere sempre insieme, no? Per cui caregivers che possono essere familiari, ma che devono essere anche altri, chi li paga, trasporto a scuola, l'assistenza a scuola, non vi dico quanti incontri sono stati fatti per garantire, perché la scuola non voleva, perché una bambina con ventilatore non può andare a scuola, perché chi si assume la responsabilità? Per cui per costruire questo ci sono voluti almeno 2 anni di incontri e di addestramento anche di personale del territorio, del NASA, eccetera, eccetera. No? Naturalmente il medico di medicina generale e ai tempi il medico pediatra coinvolti per quel poco che si lasciano coinvolgere i medici di medicina generale, per quel poco anche trovandosi di fronte a una situazione così grave che far fronte non è sicuramente facile. No? E poi la fisioterapia che non può mancare, perché non muove niente, non può. La circolazione, le retrazioni, la rigidità, la spasticità, cioè tutte queste cose devono essere tenute sotto controllo. L'assistenza infermieristica, perché le problematiche delle cliniche di base, no? Di tutto quello che noi facciamo fisiologicamente, devono essere assolutamente seguite. No? Per non parlare accessibilità, casa e scuola, che è tutto da costruire, cioè voi provate a mettere dei soldi vicino a queste voci, pensate 4 caregiver che devono girare intorno a questa bambina, no? Pensate al trasporto, pensate alla fisioterapia, all'assistenza, immediatamente sono accate di migliaia di euro che devono essere messe in conto. E poi cosa serve come ausili? Perché non è una carrozzina, è un ventilatore che ti ho dato, no? È tanti ausili, i ventilatori con tutti gli annessi e connessi, perché c'è la cannula, la fotocannula, il broncoaspiratore, la carrozzina, che poi adesso la bambina cresce vuole una carrozzina elettrica, per cui non solo una carrozzina manuale, postulare, eccetera. Il bagno, come ci va il bagno, come la prendo, la metto nella vasca da bagno, il letto, come la tengo a letto, come la tiro su, come la giro, come, no, il materasso non ti viene cubito, perché naturalmente queste persone non hanno sensibilità e rischiano di piegarsi. E poi la comunicazione, che diventa mezzo indispensabile per il portatore oculare che usa la bimba oggi, costa 12.000 euro solamente lui. Poi chiaramente si deve interfacciare con dei programmi adeguati, con i sistemi, controllo ambientale, eccetera, eccetera. Ma per cui questo da costruirsi per un ritorno a casa chiede non solo la volontà di farlo, ma chiede di coinvolgere personale del territorio soprattutto, ma anche ospedaliero certamente, chiede un coinvolgimento in termini economici da parte della famiglia,
e in termini economici da parte dell'ASL, del comune e della scuola in questo caso. No? Secondo caso, Angelo, un emiplegico di 76 anni, un'emiplegia sinistra, vedovo, senza figli, presente, lucido, non riesce a deambulare più di tanto, vuole tornare a casa, non vuole andare in una casa di riposo, c'è una sua casa dove ha le sue abitudini, un momento molto metodico, che gli piace comunque cucinare, tenere in ordine, cioè bisogna ridargli questa possibilità di ritornare nel suo territorio, e anche per lui bisognerà mettere in conto, certo, l'alternativa, ed è molto facile in ospedale, si fa una pratica, si compila una carta, RSA, paga, qui non c'è nessuno che paga, per cui non lo so, no, va bene, c'è qualche contributo, però lui non vuole questo, perché vuole continuare una vita a casa sua, no? E se il comune deve mettere in conto dei soldi per la RSA, può mettere in conto dei soldi per garantirgli la vita a casa, no? Perché forse i suoi bisogni sono comunque minori di quelli della bambina che abbiamo visto prima, però sicuramente un'assistenza infermieristica, la preparazione del cibo, andare a fare la spesa, l'abbonamento domestico, un minimo di fisioterapia, il medico di medicina generale, un minimo di rete sociale che possa essere attivata, una casa che deve essere comunque resa accessibile, e poi gli ausili, perché anche lui ha diritto a muoversi con una carrozzina manuale o magari con qualunque mezzo elettrico, perché girare per le strade esterne non è proprio così facile da emiplegico, no? Con un braccio solo, e spingersi con una carrozzina, gli ausili per il bagno, un sistema di chiamata se c'è una necessità, e poi altri ausili che possono essere utilizzati in casa. Allora, il ritorno a casa è un progetto che forse è più lungo e più complesso di quello di un progetto riabilitativo e di un progetto di emergenza, no? In appunto in tutti questi pazienti che incappano, stiamo parlando di persone e sono tante, l'abbiamo visto l'altro anno, no? Vedendo le cause delle validità sono numerosissime, e forse si fa, diciamo, in fretta relativamente a far fronte a tutti questi bisogni sanitari, quando si tratta, no, di sviluppare un percorso di inclusione sociale che prenda dentro tutti gli aspetti, siamo veramente in difficoltà. Nonostante che, adesso velocemente vi passo anche qualche immagine, un po' così, negli obiettivi che abbiamo, nel lavoro che svolgiamo all'interno di un centro di riabilitazione come può essere il mio, dove persone gravi, gravissime, questi sono altri ragazzi tetraplegici ventilati che devono comunque riapprendere un quotidiano. Ecco, questo apre una parentesi per parlare di modalità attentive delle ASL. Questo è un fanciullo che è straniero, non ha nessuno in Italia, ha fatto un brutto incidente, è tetraplegico ventilato 24 ore, è in una RSD, perché chiaramente certamente sono stati messi in conto di trovare soldi dai comuni, non una cosa facile per garantirgli comunque uno spazio di vita. Lui è scappato da una di queste RSD perché naturalmente è una situazione, io non so se conoscete le RSD, però è un mondo dove sono tante persone o psichiche con problematiche cognitive importanti, o in coma, o in una situazione proprio più disperante, che per un giovane di 25 anni che ha voglia di fare il minimo di vita normale, ritrovarsi con questi a un certo punto non ce la fa più. Per cui, trasferito in un'altra struttura, l'ASL ha voluto, ha chiesto, quello che aveva richiesto, dietro il ventilatore, la carrozzina, gli ausili, cioè toglietegli il ventilatore, toglietegli la traccia, non lo so. Cioè la richiesta indietro? La richiesta indietro, perché quando uno si trasferisce da una, cambia residenza, tutto quello cambia, che una parte del cambia l'ASL, molti di questi ausili che vengono forniti restano di proprietà dell'ASL, non sono proprietà dell'individuo, no? Quindi quella che è un indicatore, vedremo dopo,
gli ausili sono di proprietà dell'ASL, a meno che io non abbia pagato un euro, allora a quel punto diventa mio, ma posso fare quello che voglio. Siccome i ventilatori, piuttosto che non so, la pelle, cioè tutti questi ausili, dispositivi medici, non so, forse è più corretto dire così, vengono dati un scopo adatto d'uso, sono di proprietà dell'ASL, perché l'ASL di residenza ha trasferito le competenze della precedente residenza, ha trasferito la competenza a quella nuova, perché ha detto adesso tu ti dai indietro tutto e voi prendete il nuovo. E queste persone, come vedete, fanno poi delle cose pazze, no? Come nella storia di tutte le persone con disabilità, perché poi ci bagnano il naso in tutti i modi, no? ci superano la loro capacità di affrontare il pericolo, di non fare cose estreme, perché comunque la voglia di spaziare, di muoversi e di fare è enorme, e questo è quello che noi dobbiamo garantire, realizzando quello che è il progetto individuale, ovvero il progetto di vita. E questo progetto individuale non è solo parlare sensato di noi operatori che vogliamo bene della persona, no? Viene anche sancito da un sacco di normative, perché nasce dalla vecchia 833, dalla vecchia riforma sanitaria, dove si è cominciato a parlare di riabilitare in modo integrato, di occuparsi degli aspetti sociali, viene ripresa dalle linee guida sulla riabilitazione del 98, no? Prevedendo un percorso integrato degli interventi sociali, questo è bene il passo. Poi ho preparato delle copie, poche per il vero, casomai, oppure le facciamo girare, non so se interessano. E sempre all'interno delle linee guida si parla di presa in carico globale mediante la predisposizione del progetto riabilitativo individuale. Significa mettere in conto tutto quell'elenco e non solo di cose che devono essere fatte per garantire alla persona la possibilità di vita quotidiana. Nasce all'interno di una vecchia riforma sanitaria e viene sancita in questa, e non solo in questa linea guida, il modello di lavoro in equipe, riconoscendo le diverse professioni sanitarie come la condizione sine qua non dove si possa sviluppare un percorso riabilitativo che si occupi di tutte le problematiche della persona. E lo vedremo ancora più avanti, seguendo un percorso di normativa. Voglio solo ricordare come poi in quegli anni nasce prima ancora la 104 come legge quadro per l'handicap, che mette al suo interno tutti gli obiettivi, tutti i macro obiettivi, no, del recupero, dell'inserimento della persona con disabilità. Nasce questa 162 che doveva garantire lo sviluppo dei progetti sociali e dei percorsi individuali finanziati, quindi con un finanziamento, un fondo nazionale che veniva poi destinato alle regioni a seconda, e ai comuni a seconda delle richieste, proprio per garantire non solo l'assistenza ma comunque un insieme di azioni che permettessero la qualità di vita della persona. La 104 con la parte sia sanitaria e riabilitativa che la parte sociale, l'integrazione lavorativa attraverso la 68, queste sono tutte norme che riconoscono l'importanza della realizzazione della persona, cercando di puntare molto l'attenzione su quelle che sono le risorse residue della persona e non quelle che sono le non validità, come invece fa la valutazione per il riconoscimento delle invalidità. Siamo arrivati poi nel 2000 con la 328, che sembrava la normativa che avrebbe finalmente rimesso a posto tutta la parte dei servizi sociali, e al suo interno è stato di nuovo ribadito in questo articolo 14 la necessità, l'importanza e la modalità di realizzare un percorso per ottenere un progetto di vita. Però, come ben sapete, la maggior parte dei comuni
non finanzia questi progetti, o comunque bisogna che o la persona stessa o i suoi familiari o l'equipe multiprofessionale si impegni fortemente per ottenere il risultato di un progetto sociale, di un progetto individuale, altrimenti della norma anche gli assistenti sociali che sono nel territorio tendono molto a fare un lavoro che può portare di più in ricoveri per gli adulti nella RSA, per quelli al di sotto dei 65 anni nell'RSD, e tutto quello che può essere invece un progetto di vita resta nei dimenticatoi. La Convenzione ONU del 2009, ratificata anche nel nostro paese, dice tantissime cose importanti sull'indipendenza, sull'autonomia, e richiama i concetti base della vita indipendente, e sapete benissimo come è stata la dichiarazione delle persone con disabilità, no? Con la famosa frase nulla su di noi senza di noi, perché bisogna essere giustamente protagonisti della propria vita, no? Per cui le persone con disabilità hanno la possibilità di scegliere il proprio luogo di residenza e dove, con chi vivere, sulla base di eguaglianza con gli altri, e non siano obbligate a vivere in particolare sistemazioni abitative. Purtroppo questo è quello che non avviene, perché la maggior parte delle persone in grave condizione è ricoverata. Questi sempre sono gli articoli che richiamano la Convenzione ONU, il manifesto della vita indipendente che è stato realizzato dall'Associazione Internazionale delle Persone con Disabilità. La vita indipendente ha a che fare con l'autodeterminazione, è il diritto e l'opportunità di perseguire una linea d'azione ed è la libertà di sbagliare e di imparare dai propri errori. La vita indipendente riguarda le persone con disabilità, tuttavia chi la persegue sa che attorno a ogni persona con disabilità che si libera, si aprono spazi di libertà per madri, padri, fratelli, sorelle, figli, mogli, mariti, compagni, amiche, amici, con essi in relazione, perché come sempre, come nella storia della popolazione anziana, la rivalsa, la richiesta è sempre che il familiare si faccia carico, no, non solo emotivamente, di tutto quello che riguarda la persona da seguire, ma anche poi economicamente, per rispondere a tutti i bisogni. Questo sempre il richiamo sulla vita indipendente. Ecco, e poi siamo arrivati al nuovo piano di indirizzo per la riabilitazione, che pur richiamando al suo interno, queste sono sempre linee guida, certamente, pur richiamando al suo interno l'importanza di un'integrazione dei servizi sociosanitari, ha dato, questo negli ultimi anni, una rilevanza enorme agli aspetti sanitari, distinguendo la riabilitazione intensiva nell'alta specialità, estensiva nelle emergenze riabilitative più considerate come cure intermedie, no? E ha dimenticato, purché tra le righe viene espresso, però ha dimenticato di dare indicazioni anche proprio per quanto concerne il rientro nel territorio. L'organizzazione di una rete territoriale è scivolata via, purché viene richiamato la necessità del sociale, la necessità dell'assistente sociale, però si è ormai conclamata un'impronta sanitaria basata su un'organizzazione molto precisa, molto particolare, dove tutto questo deve avvenire in tempi ben definiti, perché naturalmente corrispondono a dei DRG, e la parte di riabilitazione estensiva non è assolutamente chiara, almeno io non riesco a capirla, perché comunque ci sono molti centri di riabilitazione che vengono trasformati in questi centri minori, quelli pubblici, pure intermedi per intendersi, dove comunque la complessità delle cure
riabilitative, sociali e sanitarie viene chiaramente non diminuita e limitata esclusivamente a quello che può essere il percorso di fisioterapia, appunto, basta. Per di più, questa riabilitazione estensiva, se andate a vedere, è in mano soprattutto al privato, perché comunque tutta la nostra famiglia, tutto gli occhi, che gli occhi fa, come si chiama quella della speranza, comunque tutte quelle, queste organizzazioni che sono comunque private, convenzionate, ma comunque private, si occupano di riabilitazione estensiva, ovvero si occupano di fare, con il minutaggio che è previsto anche proprio dalle delibere che ogni anno siamo chiamati a leggere, i mattoni della delibera, delle regole, no? Con un minutaggio sia di assistenza che di riabilitazione, la preoccupazione è fare quel tot di minutaggio di fisioterapia, però tutto il resto non viene proprio più neanche programmato. Questo è tutto quello che viene scritto su. Ecco, voglio fare un richiamo ancora una volta invece all'importanza che hanno assunto in questi anni tutti i professionisti sanitari e anche sociali. Da una parte proprio perché è nel lavoro in equipe, abbiamo detto prima, il poter garantire l'organizzazione di una riabilitazione globale che si occupi di tutti gli aspetti della persona è garantita se c'è un insieme di professionisti sanitari e sociali con le diverse competenze, con le diverse specificità che seguono dei progetti e degli obiettivi. Queste persone ci sono, questi professionisti sono stati riconosciuti prima fino a questi anni, per cui non tanto lontano da noi, erano figure ausiliarie della professione medica, non erano riconosciuti come professionisti. Io come fisioterapista non avevo riconoscimento mio di persona che ha studiato, che ha fatto gli anni universitari, eccetera, ma ero un ausiliario nella sanità, e così sono state sempre tutte le figure dell'infermiere, dell'assistente sociale, tutte queste figure all'altro. Sono state riconosciute con dei percorsi formativi ad hoc che sicuramente vanno ancora molto migliorati, però noi abbiamo oggi queste figure che sono presenti in tutti gli ambiti sanitari, ospedalieri, riabilitativi e anche territoriali dove sono organizzati, queste figure, per lo più sanitarie, compaiono e interagiscono e hanno la competenza e la necessità di esserci per garantire il buon risultato di un progetto riabilitativo. Quello che non è riconosciuto è il kinesiologo, che è laureato in scienze motorie, che riabilitazione è molto importante, ma non solo per i nostri giovani paratetraplegici che vengono avviati allo sport, ma pensate ai cardiopatici, con la necessità di svolgere un lavoro che prevenga tutte le ulteriori conseguenze dei danni circolatori nelle persone con problematiche respiratorie, con problematiche di obesità. Questa figura professionale che viene conosciuta esclusivamente come istruttore sportivo in realtà ha un bagaglio che in sanità dovrebbe essere riconosciuto. E poi c'è l'avvicinarsi di queste figure che non sono supportate da studi, da preparazione adeguate, ma che sono quelle che oggi garantiscono tutte le RSA e le RSD. Tutte le cure intermedie sono infermieri, se ne trova forse una, tutti gli altri sono OS e OTAP. Per cui queste sono le figure che stanno andando avanti, nonostante che ci sia anche un investimento dal punto di vista della preparazione e della formazione su tutte queste altre figure. Rubo ancora 5 minuti perché voglio dirvi due cose sugli ausili, perché mi sembra un tema molto importante. Gli ausili tecnici
devono rientrare in un progetto riabilitativo, in un progetto di vita e in un progetto individuale, insomma, una garanzia di poter fare anche quando una persona, come abbiamo visto la piccola di prima, non può muovere assolutamente niente. E oggi nel commercio gli ausili sono tanti, sono stati studiati proprio per garantire il meglio che può venire in una situazione di disabilità. Noi spesso, anche proprio nella nostra cultura, abbiamo che la carrozzina è un qualcosa di negativo al quale non ci vogliamo avvicinare, perché è anche vero, collega, che ci vogliamo, che corriamo, eccetera. Però la carrozzina è un mezzo positivo, è un mezzo bello. Chi non ha la possibilità di muoversi nello spazio, no? Con autonomia, anche se magari deambula, però ne ha bisogno, la carrozzina fatta con caratteristiche adeguate, con anche caratteristiche estetiche, con la possibilità per un bambino di raggiungere l'armadietto e di fare la marmellata come fa qualunque bambino da piccino, cioè sono, oppure un'altalena che permette a bambini, ragazzini in carrozzina di giocare, sono chiaramente ausili che garantiscono, ripeto, una qualità della vita. Questi poi non parliamo, cioè queste sono tutte persone gravissime, no? Che possono solamente avvalersi di tecnologia importante, no? Che permette la comunicazione, la relazione, lo spostamento dello spazio, il controllo dell'ambiente. Gli ausili hanno avuto un loro riconoscimento a livello internazionale con tutta una serie di definizioni importanti che hanno riguardato poi anche l'adattamento dell'ambiente e siamo arrivati appunto a dire autonomia si raggiunge quando c'è ambiente accessibile, ausili tecnici e assistenza alla persona. Mi salto un po' queste qua per arrivare a dirvi che esiste questa classificazione degli ausili importantissima a livello internazionale, alla quale tutti i paesi del Nord Europa, dell'Africa, sì, anche dei paesi dell'India fanno riferimento applicando in modo diverso, in modo chiaramente, a seconda un po' della situazione, la possibilità di fornitura. Noi in Italia abbiamo una normativa che datata 1999, ma potrebbe essere datata 1978 perché non era cambiato niente dai testi precedenti, ed è una normativa che riporta norme per le prestazioni di assistenza protesica, per cui una terminologia obsoleta, perché la protesi è una parte degli ausili tecnici, protesi è una sostituzione dell'arte mancante. No, però è dentro il grosso capitolo degli ausili, non è solo quello, non può chiamarsi assistenza protesica. E questa normativa riporta un'elencazione di ausili molto contenuta, molto riguardante la mobilità, ma con non so, carrozzine standard piuttosto che carrozzine come quelle che vi ho fatto vedere prima. No? Non esiste tutta questa parte della tecnologia, non esistono gli ausili per il bagno, non esiste la possibilità delle soluzioni ambientali, non c'è, ci sono degli elenchi che sono molto medicalizzanti, perché c'è una grandissima parte sulla corsetteria, il calzaturificio e tutte queste, ma una parte vitale come quella che abbiamo visto nell'elencazione internazionale a tutt'oggi non c'è, è in discussione una nuova normativa nella quale rientreranno almeno gli ausili tecnologici, ma tutto il resto è ancora fermo. E le difficoltà di fornitura, io ve l'ho riportato poi qua in una sintesi su come si prescrivono gli ausili, ci sarebbe molto da dire, però adesso non voglio rubare altro tempo. Richiamo all'atto della normativa per gli ausili l'importanza della normativa sull'accessibilità, che anche questa, a parte Fossati in particolare, conosce molto bene, dato che è stato l'estensore di molte di queste normative, e sono ricche di contenuti, ricche di possibilità di adeguamento, di accessibilità per ambienti pubblici, privati ad uso pubblico, però l'applicazione è
Quello che diciamo in questi anni forse abbiamo ottenuto è che si riconosce che grossi edifici come quelli ospedalieri, come le scuole, come i supermercati, i centri commerciali, che forse oggi sono il primo obiettivo nella vita, siano accessibili, ma l'accessibilità viene misurata in quello che è un entrare e uscire da un ambiente, non quello che puoi dire all'interno, quello che devi comunque gestire, toccare, girare, essere presente. Vi faccio solo un richiamo, questa non è accessibilità, molti non sono in grado di utilizzarlo, questa comincia a esserlo, però cioè, se voi vedete come le stazioni, ad esempio, una montascale chi lo usa, come si fa? Infatti sono tutti abbandonati e fermi e quando c'è bisogno non ha. Molto ci sarebbe da dire anche sui bagni, sull'adeguamento dei bagni, perché se giriamo per i bagni per i disabili sono tutt'oggi, non so quante foto gli abbiamo fatto ai bagni in Italia e nel mondo, no, ma sono veramente inadeguati, le condizioni di accessibilità ci sono perché c'hai uno spazio, apri una porta, è grande, ci puoi entrare, però dopo dentro non lo puoi utilizzare, questo è lo stato dell'arte. Io non so, mi fermo qua, se mai dopo se c'è qualche domanda, qualche cosa, lascio la parola a Walter, adesso vedo di recuperare in questo